Immersa nello spettacolare deserto del Nevada, Las Vegas ancora una volta ha ospitato il Consumer Electronics Show, giunto ormai alla 40ª edizione. Diversi prodotti di sicuro interesse che abbiamo avuto modo di osservare, così come interessanti si sono rivelate le ultime informazioni messe a disposizione dai consorzi HD, DVD e Blu-ray, impegnati in un braccio di ferro per imporsi come standard nel campo dell'alta definizione in ambito casalingo. Se da una parte HD DVD rivendica la supremazia ottenuta nel mercato statunitense grazie a una politica di prezzi che rende i propri lettori più abbordabili, dall'altra Blu-ray, fra lo stupore generale, ha dichiarato di aver vinto l'annosa guerra fra standard. Un annuncio che prende forza dalla vendita di 1 milione di PlayStation 3, unito al supporto dato da ben 7 su 8 delle maggiori case di produzione. Un annuncio tuttavia molto azzardato e prematuro, in quanto le vendite sul territorio statunitense lasciano pensare ad un altro sviluppo della guerra fra i due standard. In esposizione presso lo stand Sony segnaliamo il modello Milo, definito da Sony Personal Communicator. In grado di navigare sul web, utilizzare la posta elettronica e i servizi di messaggistica istantanea, Milo può anche effettuare chiamate vocali, appoggiandosi su servizi messi a disposizione da Skype e sfruttando una comune rete Wi-Fi. Presente anche il Sony Reader, il lettore di ebook dalle dimensioni leggermente più grandi rispetto ad un palmare, ma con una leggibilità ottima in ogni condizione di luce, grazie all'adozione di un display in bianco e nero caratterizzato da elevati valori di contrasto e luminosità. Particolarmente interessanti i modelli esposti della famiglia Vaio UX, PC portatili ultra mobile di Sony senza nessun compromesso. A parte l'esclusione di un lettore ottico per motivi di spazio, integrati nei PC della serie UX troviamo processori Intel Core Solo, 1 GB di RAM, hard disk da 40 GB o 32 GB solid state, modulo Wi-Fi ed un monitor da 4,5 pollici con risoluzione da 800x600 pixel. Lettore di impronte digitali e ben 2 fotocamere integrate, una delle quali con funzione di webcam. Una menzione particolare spetta ad Asus, che presenta un portatile dotato di display ausiliario previsto dalla tecnologia Sideshow messa a disposizione da Windows Vista. Tramite questo piccolo display è possibile eseguire una serie di operazioni, come ad esempio leggere email e consultare la rubrica degli indirizzi senza accendere il PC portatile. Tra le novità più interessanti al boot di Asus vi è sicuramente XG Station, dispositivo che consente di installare al suo interno una comune scheda video per PC desktop, al fine di sfruttarne i benefici anche sui PC portatili. La stazione è provvista di un display che mostra alcune informazioni, come ad esempio il frame rate del gioco in esecuzione, la temperatura della GPU e la velocità della ventola di raffreddamento. Non mancano ovviamente controlli per intervenire sulla frequenza operativa della GPU. I modelli XG che arriveranno sul mercato saranno equipaggiati sia con schede video Nvidia che ATI, in ogni caso sostituibili fra qualche tempo, senza alcun problema, con modelli dalle prestazioni superiori. Sempre di Asus segnaliamo le famiglie di PC portatili G1 e G2, destinati al mondo del gaming e contraddistinte da un grado di personalizzazione sicuramente gradito da diversi appassionati. Viene invece da Open un nuovo modello di case, studiato per occupare poco spazio nei magazzini dei rivenditori, in grado di occupare solo un terzo del volume richiesto da un modello tradizionale. Alla base del progetto un ingegnoso sistema che permette di dare forma al case con una serie di operazioni manuali. Interessante anche il nuovo concetto di case modulare di Open, destinato alle piattaforme mini ITX. Questo progetto consiste in uno chassis che può essere combinato a seconda delle esigenze dell'utente. Al modulo principale, contenente la scheda madre, possono essere aggiunti numerosi altri moduli per collegare al sistema periferiche quali lettori ottici, card reader e dischi aggiuntivi, con possibilità di espansione pressoché infinite e non limitate alle dimensioni contenute del case. Appuntamento dunque alla prossima edizione del Consumer Electronics Show del 2008, che si terrà sempre a Las Vegas dall'8 al 10 gennaio. Basterà un anno per fare chiarezza sulla disputa fra HD, DVD e Blu-ray, che di fatto sta frenando la diffusione dell'alta definizione?
Sicuramente ora di allora saranno disponibili molte più informazioni riguardo alle vendite dei diversi paesi. Non resta che attendere e sperare in una soluzione rapida e decisiva.